Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima ci trovano Gesù e un uomo cieco dalla nascita. Cristo gli restituisce la vista e opera questo miracolo con una specie di rito simbolico. Prima mescola la terra alla saliva e la spalma sugli occhi del cieco. Poi gli ordina di andare a lavarsi nella piscina di Siloè. Quell'uomo va, si lava e riacquista la vista. Era un cieco da nascita. Con questo miracolo Gesù ci manifesta, si manifesta e ci manifesta a noi come luce del mondo. E il cieco dalla nascita rappresenta ognuno di noi che siamo stati creati per conoscere Dio, ma a causa del peccato siamo come ciechi. Abbiamo bisogno di una luce nuova, tutti abbiamo bisogno di una luce nuova, quella della fede che Gesù ci ha donato. Infatti quel cieco del Vangelo, riacquistando la vista, si apre al mistero di Cristo. Gesù gli domanda: tu credi nel Figlio dell'uomo? E chi è, Signore, perché io creda in Lui? Risponde il cieco guarito. Lo hai visto, è colui che parla con te. Credo, Signore. E si prostra dinanzi a Gesù. Questo episodio ci induce a riflettere sulla nostra fede. La nostra fede in Cristo, il Figlio di Dio, e al tempo stesso si riferisce anche al battesimo, che è il primo sacramento della fede, il sacramento che fa venire alla luce mediante la rinascita dall'acqua e dallo Spirito Santo, così come avvenne al cieco nato, al quale si aprirono gli occhi dopo essersi lavato nell'acqua della piscina di Siloè. Il cieco nato e guarito ci rappresenta quando non ci accorgiamo che Gesù è la luce del mondo, quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a piccole luci. Quando brancoliamo nel buio, il fatto che quel cieco non abbia un nome ci aiuta a rispecchiarci con il nostro volto e il nostro nome nella sua storia. Anche noi siamo stati illuminati da Cristo nel battesimo e quindi siamo chiamati a comportarci come figli della luce. E comportarsi come figli della luce esige un cambiamento di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un'altra scala di valore che viene da Dio. Il sacramento del battesimo, infatti, esige la scelta di vivere come figli della luce e camminare nella luce. Se adesso vi chiedessi: credete che Gesù è il Figlio di Dio? Credete che può cambiarvi il cuore?
Credete che può far vedere la realtà come la vede Lui, non come la vediamo noi? Credete che Lui è luce, ci dà la vera luce? Cosa rispondereste? Ognuno risponda nel suo cuore. Che cosa significa avere la vera luce? Che cosa significa camminare nella luce? Significa innanzitutto abbandonare le luci false, la luce fredda e fatua del pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci carica di avversione contro coloro che giudichiamo senza misericordia e condanniamo senza appello. Questo è pane tutti i giorni, quando si chiacchiera degli altri si cammina non nella luce, si cammina nelle ombre. Un'altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella dell'interesse personale. Se valutiamo uomini e cose in base al criterio del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se andiamo su questa strada del cercare solo l'interesse personale, camminiamo nelle ombre. La Vergine Santa, che per prima accolse Gesù, luce del mondo, ci ottenga la grazia di accogliere nuovamente in questa Quaresima la luce della fede, riscoprendo il dono inestimabile del battesimo che tutti noi abbiamo ricevuto, e questa nuova illuminazione ci trasformi negli atteggiamenti e nelle azioni, per essere anche noi, a partire della nostra povertà, delle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di Cristo. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventri tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, ieri ad Almeria, Spagna, sono stati proclamati beati José Álvarez Benavides y de la Torre e 114 compagni martiri. Questi sacerdoti religiosi e laici sono stati testimoni eroici di Cristo e del suo Vangelo di pace e di riconciliazione fraterna. Il loro esempio, la loro intercessione sostengano l'impegno della Chiesa nell'edificare la civiltà dell'amore. Saluto tutti voi provenienti da Roma, dall'Italia e da diversi paesi, in particolare i pellegrini di Cordova, Spagna, i giovani del Collegio Saint-Jean de Parigi, i fedeli del Loreto, i fedeli di Quartù, Sant'Elena, Rende, Maiori, Poggiomarino e gli adolescenti del decanato Romana Vittoria di Milano. E a proposito di Milano, vorrei ringraziare il Cardinale Arcivescovo e tutto il popolo milanese per la calorosa accoglienza di ieri. Veramente, veramente, mi sono sentito a casa. E questo con tutti, credenti e non credenti. Vi ringrazio tanto, cari milanesi. E vi dirò una cosa. Ho constatato che è vero quello che si dice: a Milan si riceve il col cuore in mano. Grazie. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.